Nell'arcipelago giapponese dell'Okinawa, il quale ospita una delle popolazioni più longeve al mondo, è stato creato un metodo per aiutare le persone a trovare il loro scopo nella vita. Si chiama Ikigai. Il termine è composto da Ikiru, vita, e Kai, la realizzazione di ciò che si spera, e può essere tradotto come ragione della propria esistenza o anche un motivo per alzarsi la mattina. Secondo la cultura giapponese, tutti avrebbero il proprio Ikigai. Trovarlo è spesso l'esito di una ricerca lunga e difficile, ma in cui vale davvero la pena investire, perché la profonda soddisfazione che può offrire è impagabile. Il metodo consiste nel porsi quattro domande dalle quali far partire la propria ricerca. Numero 1. Cosa ami fare? Come investireste il vostro tempo se non aveste il problema di guadagnare? Quale attività, anche da piccoli, vi faceva perdere il controllo del tempo e vi dava soddisfazione? Molte persone hanno difficoltà a rispondere a questa domanda, perciò vale la pena investire tempo per ricercare e sperimentare il più possibile. Si può partire scrivendo una lista di tutte le cose che pensate vi abbiano interessato nel corso della vostra vita, o di quelle attività che avreste sempre voluto praticare ma non avete mai avuto il coraggio di tentare. Numero 2. Cosa sei bravo a fare? Qual è il tuo talento o la tua capacità che credi ti distingua dagli altri? Molti credono che non sia nessuna, ma non è vero. Tutti abbiamo un corredo unico di attitudini e potenzialità. Non dobbiamo farci limitare dagli standard della nostra società, né dal giudizio altrui, e nemmeno dalle nostre credenze limitanti. Se avete difficoltà a rispondere, lavorate sul conoscere meglio voi stessi e indagate su quali sono le vostre potenzialità. Numero 3. Di che cosa ha bisogno il mondo da te? Qual è, secondo te, l'esigenza più urgente che il mondo ha al momento e in che modo puoi contribuire? Cosa puoi offrire agli altri che arricchisca le loro vite? Dovremmo allenarci a vedere in ogni difficoltà ed in ogni problema un'opportunità da cogliere per dare il nostro contributo. Non necessariamente possiamo cambiare il mondo, ma dare un contributo nel nostro piccolo può fare una grande differenza. Numero 4. Per che cosa potresti essere pagato? Qual è la tua abilità, il servizio che puoi offrire o la tua capacità per la quale le persone sarebbero disposte a pagare? Probabilmente all'inizio le risposte a queste domande saranno molto diverse. L'ideale sarebbe trovare una risposta che si armonizzi con tutte le altre. È necessario uno sforzo di consapevolezza e di ricerca per riuscire a trovare qualcosa che soddisfi tutti questi requisiti. Magari potremmo trarre maggiore soddisfazione dalla recitazione, ma potremmo essere più bravi nel giardinaggio, o forse essere bravissimi nell'acchiappare mosche con la racchetta elettrica, ma non trovare un modo per farsi pagare facendo questo. O forse sì. Siate creativi e onesti con voi stessi. Io vi auguro una buona fortuna in questa ricerca e noi ci vediamo nel futuro.